Ciao ragazzi, qui Giuliano De Danieli dagli uffici, come vedete di prima posizione. Ho iniziato da una settimana un lavoro che si occupa di contattare via telefono clienti che hanno già acquistato, come un libro simile al tuo, per poi cercare di capire se posso vendere dei corsi e biglietti per eventi e formazioni che si tengono 2 volte all'anno. Questo nel settore della ristorazione. Mi daresti qualche consiglio per iniziare bene o voglia di imparare? Quando tu chiami quelle persone che hanno acquistato il libro, devi cercare di capire perché hanno deciso di acquistare quel libro lì. E che cosa farebbe davvero la differenza per loro nel loro ristorante, nel loro locale? Della serie. Claudio, raccontami un po' di te, ma se tu avessi la bacchetta magica, che cosa vorresti per il tuo ristorante? Cioè, qual è quella cosa che proprio se ce l'avessi in mano farebbe la grande differenza per te? Ovviamente prima devi entrare in sintonia con questa persona, non è che puoi fargli una domanda così a bruciapelo appena ce l'hai al telefono, ma gliela fai nel momento in cui sei entrato un po' in sintonia. Perché è fondamentale questa domanda ed è fondamentale per tutti voi che andate a vendere? Perché ragazzi, dovete sempre capire se c'è un problema da risolvere ed è il cliente che deve dirti che problema ha. Anche quando andate in sostituzione, di un fornitore, anche lì dovete avere una strategia precisa per riuscire a subentrare a quel fornitore lì, per andare in sostituzione. Ecco, è chiaro che se tu vuoi andare in sostituzione di un fornitore che è amico del tuo cliente, lascia perdere, non ce la farai mai. Quindi dovete capire anche, ragazzi, che livello di relazione c'è tra il vostro cliente e il suo fornitore abituale. Cioè, c'è solo un legame di professionalità, c'è un legame di relazione, quindi sono un po' amici. O c'è un legame proprio politico, cioè vanno in barca assieme, e i figli giocano assieme, cioè lì è impossibile, ok? E la cosa che devi capire è se dall'altra parte c'è un problema. Attenzione però che quando tu chiami quelli lì al telefono che hanno comprato il libro, ok? Sicuramente è il target giusto perché hanno già acquistato il libro, sicuramente potrebbero essere interessati alla tua offerta, ma attenzione, potrebbe non essere il momento giusto. Soprattutto adesso che i ristoranti sono stati chiusi. Tanto, e quindi hanno un termometro finanziario molto 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 basso, anche a livello di capacità di spesa probabilmente, a parte alcuni che magari hanno lavorato tantissimo con il delivery. Che cosa succede? Che tu magari stai proponendo il prodotto giusto nel momento però sbagliato. E quindi cos'è che potresti fare? O hai la possibilità di piazzargli tra virgolette il corso in modo estremamente conveniente e poco impegnativo. E allora lì fai un fracasso di vendite. Cioè, faccio un esempio: se il corso costa 1500 euro e hai la possibilità di farglielo pagare a 100 euro al mese per 15 mesi, cioè probabilmente chiudi come se non ci fosse un domani. Perché? Perché se anche io, ristoratore, sono in difficoltà a livello finanziario ed è quello secondo me che ti bloccherà le vendite in questo momento. Quindi è quello che tu devi lavorare sui facilitatori a livello finanziario, perché stai contattando dei clienti potenziali che magari potrebbero essere super interessati al tuo prodotto o al tuo servizio, però siamo nel momento sbagliato. Ora, prova a immaginare, torniamo indietro di 3 anni, ok? Ristorazione che va benissimo, questi che ti comprano il libro, tu chiami per proporre una cosa, un corso che magari garantisce anche determinati risultati, oppure se uno non è contento di quel corso lì, può chiedere la restituzione del denaro, quindi gli dai una marea di salvagenti, dai una marea di paracaduti. Vendi come non ci fosse un domani, ma perché? Perché sei nel momento giusto, cioè il prodotto giusto, target giusto e momento giusto, perché 3 anni fa i ristoratori stavano sicuramente 10.000 volte meglio rispetto ad adesso, ok? Quindi ragazzi, quando andate a vendere dovete anche considerare il momento. Se il momento è difficile, dovete triplicare, quadruplicare, quintuplicare, decuplicare i vostri facilitatori, cioè le armi, le frecce che dovrete, tra virgolette, mettere nell'arco, ok? Per imbambolare, per addomesticare, per anestetizzare il vostro cliente. Iscrivetevi al vostro canale e ci sentiamo alla prossima, ok? Ciao!